Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 68esima puntata della serie su Farming Simulator 17. Oggi sono in compagnia di Darkness. Poi Ciao a tutti. Ciao abbiamo Terry. a tutti. Abbiamo DVD. Ciao a tutti. Monsterina. Ciao a tutti. E il solito immigrato. Sera. Bene ragazzi, allora scorsa volta abbiamo terminato col legname e con il cipato, abbiamo fatto un bel po' di soldi, abbiamo posizionato una pala eolica che dopo andremo a vedere se è ancora lì in piedi, abbiamo posizionato un altro pannello solare sopra la collina, abbiamo iniziato anche con le trebbiature dei campi dopo molto molto tempo che diciamo erano lì ferme, lasciate un po' abbandonate a se stesse. E adesso vedremo di appunto con i primi campi qui trebbiati che sono stati trebbiati in farm. Andremo a iniziare appunto a smerdarli, che poi servirà a ripartire con anche con tutti i lavori dei campi, delle vacche. Abbiamo, è vero, abbiamo anche ripulito un po' gli animali perché anche quelli erano rimasti un po' abbandonati. E adesso vediamo di smerdare qui con dell'ottimo legname adatto appunto per i nostri campi. E quindi direi che possiamo accendere la bestia di spandiletame qua e partire appunto per la anche questa lavorazione qua dei capi. Oh, qua adesso qui abbiamo, guarda, una concimazione pressoché perfetta e autentica. C'è profumo e fragranza che corrisponde alle ascelie praticamente dell'immigrato. Infatti, questo si Insomma, chiama Eau de Migrato. infatti è molto profumato, si sente fin qua da quando. La ricetta, appunto, come ha detto, Eau de Migrato. Nel francese, quindi è proprio roba del barca. Proprio anche di marca. Se per caso qualcuno lo volesse, sa che può trovarlo Sì, prodotto dall'F Marco Industries. Presso F Marco Industries, e dove ci sono anche molti molti altri prodotti che si producono da soli e non che produciamo noi. Bene, continuiamo qui con lo smerdamento dei terreni. Adesso andiamo avanti con tutti i tre i campi qui dell'azienda e poi vediamo di proseguire. Qua già mosterina pronta con qua seminatrice qua. Prima ora che non va bene questa seminatrice, aspetto. Ho sbagliato. Sempre Sono ancora mezza addormentata. Prendi l'altra, quella rossa che coltiva diretta. Sempre insegnare che tutto Maria Vergine. Basta femmine, Non mi sono casino. dimenticata anche cosa c'era da mettere. Bene, Mi sa che questo è il jetlag dell'aereo, ragazzi. Purtroppo Monsterina sta così. C'è anche jet lag. Adesso se utilizziamo anche la scusa jet lag, ormai A posto? perdonata per tutto. No, fa viaggio Ma più solidi Mosterina idea. va sempre perdonata. Ma insomma, Non sì, a volte bisogna serrare due, tre occhi, quattro. anche 5 direi. Sì. Tipo, ma porca sederei. Ogni tanto pure due sberle non è che gli avrebbe male, però. Quelli dell'immigrato è sempre spy perché dorme qua lì, ma quello è altro discorso. Bene, dai, che andiamo avanti, perché sennò qua ci prolunghiamo troppo. Bene, ragazzi, qui anche questo campo terminato. Beh, abbiamo ancora un 20% di legname, quindi direi che possiamo anche andare avanti anche col campo centrale, perché se era un 5-10% non mi mettevo neanche, andavo direttamente dai nostri maiali a caricarlo. E quindi adesso, siccome ne abbiamo ancora un buon 23%, direi che possiamo, aspetta, guarda, ci facciamo un po' di manovra per metterci a posto. E arriva, oggi sta qua, dove arrivi tu? Da dove arrivi tu? Che non eri sopra il trattore? Sono andata a prendere un pezzo di ricambio. Ah, chi l'ha rotto l'immigrato? Certo. Guarda, neanche Mi sembra. a scommetterci. Dimmi tutto, ma quanto ha costato tanto il pezzo di ricambio qua? No, poco poco.
cos'è, un manicotto? Cos'era? Sì, un manicotto. Sai, il caricatore frontale là. Sì, sì. Vabbè, dimmi, dimmi. Ascolta, mi ha chiamato Tony e mi ha detto che tu devi andare in quel posto a prendere quella cosa. Non so che cosa. Ah, sì, sì, ho capito tutto, ho capito tutto. Però adesso, adesso la cosa diventa molto urgente, però che mi hai detto così, mi serve qua una macchina per andare. Posso prendermi la tua macchina qua? Va bene, va bene. Un giorno o due. Però... va bene, dai. Perché è tanto, è tanto distante qua. Però... Ma dove devi andare? Non posso dirti adesso dove devo andare. Dai. No, 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 non posso, è tutto top secret, ultra segreto. Oh, ma Maria, vedi, ma c'è pieno di pupazzi qua dentro, ma... Dai, per favore, non me li sporcare, Ah, dai, e non buttarli. In grumo sul cassone da Drio. Ma no, che tutto volano via. Ligo coi corde, guarda, cos'è, corde qua, ligo coi corde i pupazzi, guarda, una, due... tre corde, ligo i pupazzi, corde sui pupazzi e via. Dai, dimmi dove vai. No, 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 devo andare. Mi raccomando, l'azienda controlla l'immigrato e io devo scappare. Ciao, mostrina. Tornerò presto. Via, via, ragazzi. Quelle parole in codice significano una sola cosa. E quindi che Tony ha ritrovato quella cosa che adesso andremo a prendere. Via, 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 adesso la strada, se non ricordo male, era giù di qua. So che strada un po' molto molto lunga la strada. Speriamo ci sia poi una stazione del servizio da qualche parte a fermarsi, riposare un attimo, mangiare qualcosa, perché le cose qui sono lunghe prima di arrivare a destinazione. Allora qua, macchina e mostrina, che è rode, sgonfi, non tiene neanche a strada, mi sbanda come... non so cosa. Oh beh ragazzi, mi sono fermato un secondo dopo tutto sto viaggio qua, fin arrivare qua in Russia, dove che sei. Adesso ripartiamo, ci dirigiamo verso il posto segreto. Certo che da in giro questa macchinetta qua a me vergogno un po', però speriamo nessuno mi veda. Ah, mostrina, ha di quei colori da prendere con le macchine, però se anche ella, poi c'è qua, sbanda anche la macchina, fa gonfiare come. Oh, buongiorno. Si va? Sì, sì. E ora ho detto trova? Sì, sono pronto. E detto sito a posto, ti è tutto già pronto. Guarda che mi sa che farà gran fatica andare in moto, perché se fermo là da qualche secolo e non lo so. Guarda, adesso che c'avevo qui in tasca, in macchina qua da Drio, con un carica batterie, con spray a starter, eventualmente vedremo di metterli in moto. Arriva pulizia, robe varie. Sì, 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 guarda. Demo. C'è che ho una macchina un po' vistosa, purtroppo, mostrina, sai come che c'è? Una macchina della segretaria. Questa l'ho trovata. Demo, anche a te. Le macchine che c'è? Ciao, non volevo andare a spendere skate, tomo una macchina per fare. Vabbè che viaggio, però sei anche comodo, è tutta profumata dentro, tutti i profumi. Credo di buona, è una femmina. Se sarei sentato solo qualche pupassetto. Potrei anche essere, stiumi un po' scomodo qua. Oh beh. Chissà che non arrivi. È tutto deserto qua, siamo spariti, guarda, si è andato tutto in rovina. Sì, sì, guarda, siamo andati via gli altri, i campi abbandonati, guarda, tutto il fiume è in secca, tutte le dighe. Hai visto la farma anche come piace ciappata, cioè, mamma mia, guarda qua, guarda, abbandonato. Tutto abbandonato. Guarda, fabbriche chiuse, queste fabbriche qua lavorava grazie agli altri. Guarda, legni buttai là. Stoccaggi del materiale, guarda, tutto, rimasugli.
erbacee e altre che cresce dappertutto. Guarda, veramente. Guarda, guarda le aziende qua, tutte diroccate, roba, tutto un. Ma siamo sicuri di passare o mi casca tutto in testa? Sì, sì, no, sì, perché così mi metto. Mi metto dritto, pronto per caricarlo. Già sta mo qua perché non so, ieri è tutto di fretta. Ieri era fa scampare che via uomo qua, si è messo anche un fiaco sia buono. Guarda, guarda, però tutto di rocca, tutte le malte che seccava. Guarda, porte ruggini, tutto. Guarda. È tutto abbandonato ormai, basta che abbiamo rovinato l'economia di un paese praticamente. Per colpa di chi? Di un pugliotto che ha questo rompere scatole per cosa? 50 litri in piedi di frumenton. Non ho parole. Allora, tutte te toglie taro qua. Tra l'altro anche. Sì, taro qua anche. Oh, eccolo qua. Eccolo qua, mi si risveglia il cuore a vederlo qua così. Ma bisogna guardare che un attimo anche qua la trasmissione dove che gira... Perché se sta fermo da tanto, ti vedi come si è messo rugine. Aspetta, aspetta, che ho pompato anche il grasso qui a mano. Ho caricato il grasso speciale sbloccante. Vediamo se. Aspetta, che arrivo qua in retromarcia. Là. Prova a vedere, ti qua, qua pompita, qua a vedere cosa che. Là. Che andiamo. Mamma mia, mamma mia, tutto malmesso, grasso, che è stucco qua, dura, fa sempre bella figura. E dai, dovrei andare, e casomai dopo faremo un controllo più dettagliato vicino alla mia, qua sotto come si c'è qua ingrassiamo i giunti delle rode. Beh, dai, sì, sì. Aspetta, aspetta, che vediamo qua un attimo. Qua il camion, qua il tuo già posto. Carichiamo sul camion. Beh, al massimo. Sì, speriamo che la batteria tenga. Orco, anche te. Beh, vabbè, dai, carica batterie. O copper qui. O... Comunque, guarda, tutto, tutto malmesso. Vieni a vedere, guarda che roba. Tutto... Mamma mia, proprio. Più nessuno, proprio. Città fantasma come, come Chernobyl, proprio. Rovinare l'economia di un paese che ha un shot. Pensa se ieri indo. Mamma mia. Vabbè, dai, vediamo se. Se va in moto. Prova. Senti Gio, senti che fatica che fa. Mamma mia, niente. Qua mi sa che è parte mia. Aspetta che tolgo lo spray, provo a buttargli un poco. Prova, prova a buttare un po' di spray adesso. Niente, oh, fa una fatica, cioè, fermo qua. Ma che sei gasolio, perché. Sì, sì, che devo. Cioè, comunque mi era resta. Provo che butto da di qua. Boh, aspetta che riprovo a montare. Tacco, no, Che tutto qua, corrente, sai che ha il coso del. Sì, sì. Il sonatore. Sì, 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 si attacca e il motore gira, però senti, è rum, ma parca non arriva il gasolio, sono convinto che aver posto qua e canete. Oh, cioè, senti, le devo andare. Aspetta che spruzzo un fiato, aspetta. Dai che demo. Oh, l'è andato. Ma adesso si muove. Sì, dai. Che fai? Aspetta, fermo che la macchina non si vede. Vediamo il la. Dopo qua a metà. Oh, ci sono ancora anche i lampeggianti. Ah, che bestia la macchina. Aspetta che andiamo piano perché è appena acceso qua il motore. Ma anche casino che si fa così ansioso. Sì. Aspetta tutti, visto che non lo sento nessuno. Ma ah, guarda, il fumo a morolo. Ma sette. Vieni, ancora.
Oh, basta così mi diria. Siamo anche a posto fini qua. Sì. Meglio ecco. Che. Lascio qua. Buon buon dai, qua così. Vediamo se che sta. Vede che io spingo qua prima che mi sento tutti quanti. Vabbè Tony. Guarda qua. Ma dire che mi scavesse all'asse, guarda qua. Oggio, cosa che sei? Guarda. Tu sai che lei è maggiorà, ha tutto un blocco in ghisa. Sei in ghisa e tu in acciaio rinforzato. Che sedemo a gambe perché qua. Sì, c'è che anche a te arrivare con questo camioncino qua. Questo sono riuscito a portare. A te che ad aver fatto anche tanta strada arrivare qua con questo camion. Io no, sono partito 2 giorni fa. Oh ma ecco, a batteria? Aspetta che voto la macchinetta. Questa batteria sei un incubo. Non si può avere la batteria scarica, perché sei qui la gente che gira. Bon, dai che manco a macchina e mostrina andate in moto, perché sennò è. Aspetta che faccio il giro perché mi guagna neanche che passo. Che giri mi tocca fare adesso? Beh passo per la ferrovia, tanto treni non mi passa . Madonna ma. Ah cattivo sta batteria, sempre quella nanea. Non ho avuto tempo a cambiare, non ho molto delle consegne dei travai che vieni a trovarmi questo e dammi che altro. Vieni. Oh. Buona, aspetta che tacco i fili qua. Qua sotto qua tagli la batteria. Allora, sì, lì sotto dove c'è il cassetto nero. Bene, prova. Riprova. Oh, buon, aspetta che cavo i fili. Aspetta che leghiamo tutto qua. Via. Su. Che fai o veni avanti adesso? No, via fa. Sì, dai. Via fa, via bon, fa. Bon. Madonna. Vabbè, Terry, Tony, ci sentimo. Oggi qua. Vabbè Tony, ci sentiamo dopo e intanto avanti che sennò qua vede due macchine che si muovono così. Sì. Non vorrei mai qualcuno se insospettisse. È meglio che ci dividiamo anche, che fermo una strada. Sì, guarda, mi adesso qua ho qua seconda uscita e dopo ci ritroviamo a casa. Ti aspetto Mi raccomando il carico che tengo. Pizza, amico, l'aereo pronto. Bene, ciao. Ciao. Via qua ragazzi, dai che è riuscito ad andare in moto, per fortuna dopo tutto questo tempo che è stato fermo siamo riusciti a rimetterlo in marcia e comunque qua anche pulizia ragazzi non se n'è vista, tutto abbandonato, anzi adesso prendo 2 secondi, mi fermo un attimo qua in farm per salutare per l'ultima volta questa farm qua, è stata molto. Guarda, neanche più un mezzo, niente, sparito tutto, guarda, proprio tutto abbandonato, silo, sono fatto andati in ruggine, guarda, tolti anche i nastri trasportatori, le patate, barbabietole, sparito tutto proprio, veramente, non è rimasto più niente. Va bene, dai, andiamo avanti, che sennò qua i cartelli sono ancora in piedi, ma li hanno rimessi in piedi perché l'immigrato li aveva buttati giù tutti, quindi quello è. Bene, andiamo avanti che qua dobbiamo arrivare a casa prima di Tony, che dobbiamo preparare tutte le carte, tutto quanto, preparare la cisterna di gasolio piena perché quel bestione là beve come un forsennato e via. Bene ragazzi, sono di ritorno dal lungo viaggio appunto in Ucraina, adesso vediamo di ritornare in farm, spero sia tutto a posto, che abbiano tenuto bene i mezzi e quant'altro, perché sono stato via praticamente fin fine 2-3 giorni, e 3 giorni abbondanti di tra guide, chiro e cose varie, ne abbiamo fatti di tutti i colori.
Adesso vedremo qua, poi appena arriverà Tony vedremo di scaricare il Kiro, ma gli diamo anche una lavata, una sgrassata, un'oliata, lo rimettiamo in sesto, Tony farà tutto il necessario per rimetterlo in funzione al 100% e via. Oh, qua farm, guarda cosa che fa, seminatrice mezza aperta, mezza serata, via vergine, c'è sega rotto, può riesce, la sega abbia rotto. Guarda, tutti i mesi fuori, ma se voglio scarsare. Guarda, seminatrice vicina a trincia, barra attaccata da drigo, coltivatore verto, rimorchi, tasi che rimorchi un culo ancora, è abbastanza. Guarda, tutto mani tu slonga, fuori, tutto, sì. Ma io, mani, dove sei? Io sento, non lavora mia. Guarda, barre, guarda, botte, buttata, tutto... Cosa c'è sta suoneria qua? Cosa si Drio fare qua? Faccio, faccio, guarda, Drio. Pronto, sentito! Pronto! Ah, ieri era il mio, pensavo fosse quello un altro. Mi pronto, buongiorno, chi è? Chi parla? Guarda che sono tornato da... dal luogo, sono pronto col carico. Ah, Daghe una sistemadina e guarda adesso riguardi che sono arrivato in farm, che c'è un maceo, mesi e per tutto, bisogna che te me daga un'oretta di tempo, dopo se troviamo. Ah, sistemadina? Te lo porto così? La sistemadina, non mi ha tempo qua, il mese addosso, che devo passare 10 frontiere, e 2 sbarchi di Normandia e 3 catastrofi ambientali. Dai, 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 che non la vada al manco, no, lo porto qua e spuso ancora che si sente che si sta in Ucraina e mi ho cata fuori subito, dai, che non la vada, una siccia di olio e via. Dai, dai, Tony, venga, perché qua in farm ho un macello che pare che sia stato un tornado, anche se gli uomini fermi, là, tutti i campi buttai là, dopo te conto, dai. Dammi ah, un'oretta. Si sta via 2 giorni e cosa che combina? Guarda, un macello, adesso c'è tanta che ha carne che vuoi sia camion frigo, poi c'è palla tutta. Dopo, una lata. Dai, no. Dai, dopo se sentiamo, adesso guarda, vedo già la gente ferma, occhio. Dai, Tony, se sentiamo dopo. Sì, dai, pareggio qua e arrivo. Allora, comunque tutto a posto, parte frontiere, perfetto. Roba varia. Ho commesso a nuovo. Ottimo, ottimo, ottimo. Bene, bene. A dopo, dopo. Guarda qua, cioè, tutta la gente. Mi ha suonato anche il telefono, roba di Gimme si chiama. E pensavo neanche fosse il mio il telefono. E sorriso. Masterina è volata prima. Sì, sì, giusto. E ora qua, cosa succede? Ehi! Ehi! Cosa fermo? Tu a panchina anche. Guarda, tutti i mesi. Tutti i mesi in giro, è maniera di tenere azienda questa. Arriva gente da fuori a comprare roba. Tutto macello, guarda che casino, seminatrice. Seminatrice buttata, ah. No, di elmo qua, devo farsi le nostre robe. Sei l'immigrato, l'altra casa tutti i mesi. Esatto. Guarda, caricatori in alto, tutto l'idraulica, pressione, si rovina i pistoni. Te fa una roba normale, guarda, challenge in cima. Ma mi devo fare scusa. Dei fatture speciali. Guarda, mani tu, tutto slongato così, botte l'acqua qua, si perde acqua, mi si allaga tutto scantinato, tutti i sciami, i piccai, tutto in moia, ma se non devi scherzare, riordinare subito tutto. Immedia subito. Masterina, che mo finire di fare dei fatture importanti. Non ci sono, non ci sono fatture importanti. Ordine assoluto. No, robe, fatture mie, sue. Veloci, veloci, sistemare tutto. Timosterina, riduzione del stipendio del 50% perché sono arrivato tutto un casino. Ma cosa? Ma fatto lì, silenzio. Silenzio. Te la dovevi. Dov'è la macchina? Macchina qua, tutto a posto. Qua tutto a posto. Masterina. Occhio qua, Maria Vergine. Peluche, ehi, Maria, vai in mezzo. Dai, ma sono ancora tutti qua sopra. Mamma mia, ci sono anche uno rotto. No. Ehi, cazzo, pa. Dopo quelle pratiche importanti. Operaio, sì, vai sì, subito a sistemare la zina. No, sì, buon subito. Ciao. Via. Guarda, hanno preso un po' di polvere. Hanno preso un po' di polvere perché si sono fatti una cosa come 200.000 km. E sai com'è. Ma dove sei andato? Distante sono andato. Dove?
Vabbè, dai, ti dico, sono andato in Ucraina, però non posso dirti nient'altro. Lunghe storie del passato, non posso dire certe cose, dai. Mostrina, dai. Qua, comunque, bisogna capire perché tutto così lasciato qua. Guarda, mezzi per aria. Ma dov'è l'immigrato adesso? Come è scappato? Mamma mia, l'ho visto prendere un trattore e poi scappare via. Via, ok? Guarda, Capito? lasciato Io ho provato tutto. a correre dietro, ma non avendo la macchina, non posso fare niente. Guarda, seminatrice qua così che si rovina tutta in tiro, non Te l'ho so. detto! L'immigrato è venuto qua, insieme a qualche suo amico, a fare confusione. Oh, si arriva anche Tony. E Eccolo cos'è qua. sta roba? Muserina, questo è il re? No, e questo? Questo Questo è sei andato mio a fare adesso. questo? Sì. Questo è il re, questo. Mamma mia, ma senti qua che Oh, casino! Allora, smonta dobbiamo subito fare qua, verità ehi. qua. Perché sei qua? Cosa sei? Cosa è Cos'è? successo qua? Guarda, un casino, vo via due giorni, Tu tutto cosa buttato c'entri per qua? aria. Mosterino, Cosa? Chi? Chi è? dire che pratichi l'ambiti, dai. No, Dai! aspetta. Come no? Tipo di, vai avanti a fare sistemare altre robe, dai, via da qua. No, sei nuovo acquisto, sei un vecchio modello che era in esposizione, sono andato a prenderlo, che è proprietà del tuo capo. L'Ucraina. Sì, era stato un trattore russo antico e quindi era esposto. Vedi che l'ho pulito, tutto bello lindo, ingrassato, Ma è tirato a graffiato. pennello. È graffiato. Ma Qua, che qua, qua, qua. tu sei Guarda, guarda, graffiata? guarda. Dai, dai, Qua, 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 occhio, qua, qua. che scarichiamo sto qua. Dai, via che monto su per scaricarlo. Oggi mostrina questo qua col colpo del generatore, stavolta le ha del letto. Attenta. Sento. Spostati da lì che è pericoloso. Vai giù. Ma basta che i pedane, come gatto Oggi spostai? qua, oggi qua. Aspetta, idraulica qua, non va bene. Aspetta. Beh, col peso il butto basso mi sta preoccupando. Oh, dai, ti Oh, cambio qua. cambio lasciarmi a piedi. Aspetta, Tony, vuoi dare che una sgolfata? Perché l'idea è che adesso è tanto tempo che lo fermo. Oh, là, adesso vediamo qua. Adesso già uno è arrivato, posto, basta. Oh, Quindi andiamo a finire le pratiche. senti i cilindri. Mostarina, andiamo a finire le pratiche là, comunque. Senti i cilindri come scalpitano dopo Dai, anni e finché anni di chiamano Mostarina, fermo. andiamo. Andiamone Finalmente finite, andiamone finite. ritornato operativo il The King, ragazzi. Nuovo fiammante praticamente. Dopo anni e anni Vai, di vieni qua, muovati. stop, aveva perfino la ruggine dentro i cilindri, ma si è risvegliato e adesso regnerà come ha sempre regnato. Guarda che bestia, tutto nero, doc, gomme ancora nuove praticamente. Che bestia di macchina. No, C'è Tony che ci guarda. non ci guarda. Posso Oh, andare va. con quel trattore, dai? Dai, devi tornare in Ucraina. Si distratti da no. Tony, adesso arrivo, guarda, oh, ancora GB che funziona. È grato un po' il Sì, GB. magari qualche problema. Arrivo. Basta mostrina, finito con le fatture. Posto. Sì. Finito Uomo. tutto. Oh, perfetto. Ah, questo cosa effetto con quel trattore? Oh, c'è il cambio. Allora, qua. Ma quanto è costato sto coso? Tipo di smonta qua, non si dire. Dai, giù. Questo se è gratis, non se è pagamento. Questo è mio, mostrina. Sempre stato mio. Guarda Oh, mostrina, guarda che è nuovo. Occhio. Occhio. Il pedale al centro, il pedale al centro. Ehi, pedale al centro, struca. Guarda ti. Dove che metta radiocomando qua.
Ecco, guarda. Ah beh, apposto. Aia. Mosterina, qua lo stipendio da 50% è 0%. Dai, Tony. Come minimo mi vuoi un carro nuovo e un camion nuovo, perché adesso te ne butta fuori qua tutto il telaio del carro. Disfai, differenziai. Ma cosa, guarda, c'è solo una buttarella qua. Non c'è niente buttarella, di buttarella te la da... Oh, ascolta, dimmi. Questo collega qua e dare sul fine, siamo con Mosteri. Ma scherzi tu? Oggi mi non ho detto niente. Sì, dopo. C'è il piccio qui qua, c'è la foto. Vado via, se riesco a arrivare a casa, visto che è amata a sfarmare i cani. Sì, se no, c'è che bisogno che ti aiuto con i trattori qua. Ma ti vedo dubbio, mi decido di diventare strabico, vabbè, mi metti aiuto. Sdoppiamento dell'immagine. Vai il camion, corre. Bene, ciao Tony. Bene ragazzi, ritornato anche la bestia, ovviamente targato Def Marco 95, lo mettiamo a riposo per il momento perché si sorano un po' i cilindri, che ho dato una bella sgasata prima, adesso appena è stato portato a casa, poverino, deve riprenderci un po' l'aria nuova dall'Ucraina, poi appena servirà con carichi pesanti, rimorchi, botti e cose varie, lo chiameremo subito al lavoro. Bene, qui è tempo di andare avanti con i cambi, con le cose, sistemare l'azienda, un disastro dappertutto, seminatrici dappertutto. Mosterina, cosa adesso fare questa ancora qua? Mosterina? Cosa? Dovremmo parlare io e te, mi sa. No, i maschini delle pratiche invece mie. Allora, stipendio. Stipendio questo mese è annullato totalmente. E per il prossimo mese vedremo cosa fare. Perché qui abbiamo un comportamento irregolare. Poco serio. Non sta a essere così. Poco serio. Operaio silenzio, se no il tuo stipendio viene pari a quello dell'immigrato. Intanto ti pago io, silenzio. Via, tutti e due lavoro, non voglio più verde avere qua davanti. Filare tutti e due, via. Oh, qua uno arriva dopo due giorni, tre giorni di macchina de destra e sinistra, corri di qua, corri di là. Qua gente fa quello che vuole. Ditemi voi ragazzi. Adesso qua anzi, voglio riposarmi che sono stanco e dopo vedremo cosa fare. Adesso manca anche operai all'appello, vedremo anche l'immigrato dopo quando ritorneranno, saranno in giro qua per i campi. Adesso qua vado a casa e in letto. Bene ragazzi, allora qua operai sono tutti dispersi tra i campi, anche perché due di loro hanno preso un bel po' di carne e dopo appena arriva l'immigrato, beh, Maria Vergine, meglio che scampi, perché l'unico che si è a salvare qua è Darkness, che penso non sia colpevole del disastro in farma. Vabbè ragazzi, qui siamo tutti a posto, il Kiro è ritornato nostro, c'è appunto ringraziare Tony che è riuscito a ritrovarlo, l'ha messo via, siamo riusciti a rimetterlo in moto e niente ragazzi, ci troviamo nella prossima puntata e tenetevi pronti perché ci sarà diciamo l'immigrato sicuramente ritornerà in zona e quindi ci prenderà un bel po' di bistecche e poi vedremo appunto di andare a utilizzare il Kiro e sfoderare tutti i suoi cavalli. Bene, commentate, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.